Primo degli incontri della commissione informatica, gli incontri del lunedì, oggi l'abbiamo dedicato all'argomento più caldo che è quello dell'adeguamento al cosiddetto GDPR, Regolamento Europeo della Privacy. Gli adempimenti per gli avvocati che si dovranno anche loro adeguare al regolamento e ne ho parlato io introducendo brevemente l'argomento, Adriana Ugenti ha moderato l'incontro e la relazione principale è stata del collega Angelo Bianco che in maniera potabile ci ha indicato quelli che sono gli adempimenti per lo studio legale, semplificando quelli che sono gli inglesismi del regolamento europeo e cercando appunto di fare chiarezza per un argomento che sicuramente preoccupa molto i colleghi, ma un argomento da cui i colleghi dovrebbero trarre spunto perché le consulenze sulla privacy sono sicuramente un nuovo sbocco per la professione legale, che è un territorio che sicuramente i colleghi si possono riprendere per offrire consulenza ai propri clienti. Un studio legale per essere in regola deve sicuramente verificare che i propri sistemi informatici siano sicuri. Abbiamo anche consigliato di predisporre il cosiddetto registro dei trattamenti, rivedere le proprie informative, le proprie lettere di incarico ai soggetti che frequentano uno studio legale, quindi praticanti, colleghi, segretarie, e soprattutto verificare e controllare i propri responsabili esterni, che sono i fornitori dei servizi cloud. La figura del DPO è una figura importante, ma sicuramente è una figura che non dovrà essere nominata dagli studi legali, salvo chiaramente essere studi legali di realtà un grosse, studio legale singolo non dovrà nominare un DPO, quindi un Data Protection Officer, come la dicono gli inglesi. Questo seminario, tra l'altro, è il primo appuntamento, ma sulla privacy faremo un convegno pomeridiano il 31 maggio, quindi subito dopo l'entrata in vigore del regolamento, mentre i seminari della Commissione proseguiranno sugli argomenti classici che hanno interessato la Commissione fino adesso, quindi processo amministrativo telematico, processo tributario telematico e processo civile telematico.